Amici dei Viaggi di Adriano, ciao! Io sono Cristina, una guida dei Viaggi di Adriano e oggi mi trovo nel cuore di Roma, al Ghetto, e sono qui per raccontarvi la storia di un luogo dove sicuramente passeggiando ci sarete capitati 100 volte, ma forse non avete mai osservato nel dettaglio. Ma prima di tutto vi invito ad iscrivervi alla nostra pagina YouTube spingendo sul tasto appunto iscriviti ed attivando le notifiche cliccando sulla campanella per restare aggiornati su tutte le nostre esperienze e su tutti i video che faremo riguardo Roma e riguardo la città che noi tanto amiamo. Ed ora siamo pronti per parlare di tutto ciò che non sapete sul Tempietto del Carmelo. Vai! Siamo al Ghetto, il quartiere ebraico di Roma ed uno dei più antichi del mondo. Come vedete siamo ancora oggi circondati da ruderi antichi, come quelli del Portico d'Ottavia che sono qui davanti a noi. E adesso che ci incamminiamo lungo via del Portico di Ottavia, notiamo anche i ristoranti della cucina giudaico-romanesca, di cui noi che siamo qui percepiamo addirittura i profumi. Sul Ghetto c'è molto da dire ed ora che camminiamo lungo via del Portico di Ottavia ci vediamo scorrere accanto più di 500 anni di storia, che sono peraltro argomento di una specifica e interessante nostra visita guidata in presenza che trovate sul nostro sito, di cui vi lascio il link in descrizione. Siamo arrivati a Piazza Costaguti e ci fermiamo proprio davanti a questa struttura un po' strana che, come vedete, non ha niente a che fare con i palazzi circostanti e nulla a che fare in effetti con il quartiere. Ora andiamo ad approfondire, descriviamola. Che cos'è che vediamo? Vediamo sostanzialmente un corpo aggettante, no? Fatto di travertino con 6 colonne che circondano una cancellata e che sono state costruite qualche centinaia di anni fa proprio per proteggere, si dice, un'edicola sacra, cioè un'icona mariana, un'immagine della Madonna considerata miracolosa, di cui però purtroppo non resta alcuna traccia. Come ci suggerisce l'iscrizione, questo tempietto, perché ha la forma di un tempietto, è stato costruito nel 1759 ed è stato dedicato alla Madonna del Carmelo, tant'è che noi oggi lo chiamiamo il Tempietto del Carmelo. Venne restaurato nel 1825 per poi essere definitivamente abbandonato, quindi diventando effettivamente edificio di culto sconsacrato, fino a diventare addirittura bottega di un ciabattino. Nel momento in cui il ciabattino ha deciso di trasferire la propria bottega in altra sede, questo edificio è rimasto definitivamente e totalmente in stato di abbandono fino agli ultimi restauri che sono stati effettuati non molti anni fa. Ma c'è un'altra peculiarità, un'altra particolarità che riguarda il cosiddetto Tempietto del Carmelo. Proprio qui, ogni sabato, venivano effettuate le cosiddette prediche coatte. Che vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che una volta a settimana le persone di religione ebraica, che chiaramente risiedevano nel ghetto, nel quartiere ebraico, erano tenute ad assistere ad una predicazione, appunto, che aveva lo scopo di convertirli alla religione cattolica. Le prediche non venivano organizzate solo in questo luogo, ma anche nelle chiese limitrofe, ossia quella di Sant'Angelo in Pescheria e quella dedicata a San Gregorio, che oggi si chiama Chiesa di San Gregorio ai Quattro Capi, quindi proprio ad un passo dal Ponte dei Quattro Capi dell'isola Tiberina. Non che questo stratagemma funzionasse, tutt'altro, sembra che i risultati fossero piuttosto modesti. Perché?
perché le persone che si trovavano costrette ad assistere a queste prediche e predicazioni avevano l'abitudine di mettersi dei tappi in cera o in ovatta proprio per non dover ascoltare le parole che per loro erano considerate sacrileghe o comunque offensive ed ingiuriose. Mi raccomando, se decidete di visitare il ghetto, fatelo con noi. Trovate il calendario sul nostro sito www.iviaggidiadriano.it. Vi aspettiamo! Ciao!